Sono molto felice di darvi questa notizia buona tra tante notizie, diciamo, del nostro paese che ci fanno molto preoccupare. Sono 2 anni, come voi sapete, che le sale operatorie del reparto di ginecologia ed ostetricia erano chiuse per lavori. Sono stati molto accelerati in questi ultimi mesi i lavori di ristrutturazione e adesso sono ultimati, quindi ci sono le 3 sale operatorie per la ginecologia e anche le sale parto nuovo, tutte a misura di donna, quindi con tutti i confort, oltre che le norme ovviamente previste per questi tipi di sale operatorie. Io devo sicuramente ringraziare l'ufficio tecnico nella persona dell'ingegnere Corrente, il quale ha cercato di accelerare i tempi in questi ultimi mesi, la direzione medica di presidio che ha seguito per la parte di competenza, il direttore del dipartimento, il dottore Clemente, che ovviamente ha collaborato per quelle che erano proprio le esigenze dell'attività di che trattasi, e anche il dottore Lepore come medico della prevenzione, nonché il professore Capunso, con il quale noi abbiamo una convenzione proprio per le norme di sicurezza da attuare per le sale operatorie. Ieri è stato firmato un protocollo per quel che riguarda l'azienda universitaria futura. Adesso tocca a lei, che cosa farà nei prossimi 90 giorni in particolare? 90 giorni credo che scadano dal decreto ministeriale, non dalla firma del protocollo, e quindi io sono in trepida attesa, come tutti, ma principalmente per garantire la permanenza di questa conquista del territorio di Salerno per la facoltà di medicina e anche e soprattutto per gli studenti e per le famiglie degli studenti. La palla, se così si può dire, è passata finalmente ai 3 ministeri e quindi siamo in attesa che la situazione si sblocchi per prenderne atto e quindi calzare l'atto aziendale imbricandolo con la facoltà di medicina. È pace fatta con il rettore? Ma non c'è stata nessuna guerra per la verità. Voi ricorderete che io volevo semplicemente che la situazione venisse a norma e che quindi non restasse in una confusione che non tutelava né gli studenti, né le famiglie, né i docenti, nessuno. Quindi la guerra, al di là di quelli che sono gli scoop giornalistici, nella realtà non c'è mai stata, insomma. C'era solo una volontà, con percorsi diversi, di garantire la facoltà di medicina. Resta però un grave problema, quello della carenza del personale, più volte denunciato dai sindacati. E questa è la vera problematica. I sindacati mi hanno reso un grandissimo servizio, io li ringrazio per questi, perché noi abbiamo fatto numerose riunioni da quando mi sono insediata, che vertevano sempre e soltanto sulla carenza di personale, in particolar modo del comparto, degli infermieri, dei tecnici, e per questo io ho chiesto delle deroghe su tutti i fronti alla Regione, quindi quello che i sindacati giustamente pretendono è la stessa cosa che io porto avanti, perché è una problematica nostra, dell'azienda che deve sopravvivere, come anche i plessi. E quando c'è una carenza di personale così importante, si rischia col tempo di far cominciare a scomparire, diciamo, i plessi periferici per prima, perché sono più deboli, Ecco, queste e poi problematiche, anche il Ruggine, e poi anche il Ruggine. queste problematiche alla luce di quello che ieri ha dichiarato il Premier Monti, no? Che paventa un taglio drastico della sanità pubblica, diventano oggi ancora più problematiche. Ecco, per una come me che ha scelto il tempo pieno quando il tempo pieno non si sapeva neanche che cosa fosse, e parliamo del 1977 quando io sono stata assunta all'ospedale di Avellino, questa è veramente una situazione molto preoccupante, perché noi tutti insieme dovremmo difendere il diritto alla salute erogato dagli enti pubblici, con le unghie e con i denti, cercando tutti insieme di fare la nostra battaglia, ognuno per le strade che gli sono consentite.